Il 22 aprile 2012 il Club Treni Brianza ha organizzato la settima edizione di Trenasso, manifestazione aperta a tutti, dove il protagonista assoluto era il trenino elettrico, la cui storia e fascino dura negli anni, specialmente nel Comasco, grazie alla presenza fino alla fine degli anni 90 della Riva Rossi con il suo stabilimento di Monte Olimpino. Nonostante il cattivo tempo, l'affluenza è stata delle migliori. Presso la sala consigliare, con oltre 30 banchi tutti esauriti, è andata in scena una ricca borsa scambio. Per molti è stata l'occasione di ammirare dei veri e propri modelli da collezione, trovare il pezzo mancante o introvabile e, perché no, fare due chiacchiere. Immancabile l'appuntamento con il diorama di Fiorenzo e Massimo Bonalumi, con le vaporiere, ampliato rispetto alle scorse edizioni. Domenica 22 aprile è stata l'occasione per conoscere da vicino il Club Treni Brianza e le persone che lo compongono e ammirare il plastico a doppio scartamento, dove, anche se ancora in costruzione, circolavano numerosi convogli per la gioia di grandi e piccini. La sede del Club Treni Brianza, situata al secondo piano dell'ex baretto del tennis di fianco al campo sportivo di Asso, è aperta tutti i giovedì sera dalle ore 21. In tale sede è possibile iscriversi e prendere parte all'attività associativa, che non riguarda solo la costruzione di un plastico, ma anche il recupero storico di cimeli e la promozione della cultura ferroviaria e l'organizzazione di manifestazioni e conferenze, come quella che si è tenuta sabato 21 aprile presso la Biblioteca Comunale di Asso con Stefano Paolini, un paparazzo sui binari. Allora Stefano, serata col Club Treni Brianza qui alla Biblioteca Comunale di Asso. E il clima non era dei migliori forse? Perché no, sempre soddisfacente, sempre partecipazione, si ride quando c'è da ridere, ci si emoziona quando c'è da emozionarsi, no, la seconda volta è sempre bello. Tu hai sempre in mente di continuarli questi ride fotografici, nonostante che i tempi impongano treni tutti uguali, colori per niente fotogenici e quant'altro? Io più che per quello, perché quello che conta per me è la varietà, per cui se anche la livrea è nuova o i colori non sono come quelli di una volta, non cerco sempre solo quello che era una volta, mi piace la varietà. Il problema è conciliare sempre di più la famiglia, la casa, la moglie, gli impegni, il lavoro. Adesso sto facendo di meno, però spero di fare ancora di più. Comunque l'animo del paparazzo non è stato messo da parte. Assolutamente no. Carlo, nelle tue riproduzioni modellistiche trovi qualche volta, come dire, modo di avere interesse per queste proiezioni fotografiche? Ti offrono tanti spunti? Sicuramente, se le riproduzioni, anche il sito di Stefano, fotorai.com, lo ricordiamo, che è un punto sicuramente di riferimento per tutti i modellisti, sia chi segue il reale che segue il modellismo, perché effettivamente sono anche delle foto storiche, ovviamente, che dobbiamo ringraziare a questo punto Stefano e chi eventualmente ha collaborato con Stefano per averle messe a disposizione di tutti noi. Sicuramente sono uno stimolo anche per ricordare e non dimenticare anche mezzi che ormai non viviamo più, non vediamo più, al massimo ricordiamo sulle nostre memorie se abbiamo avuto la fortuna di vederlo al suo tempo. Stefano, tu hai un obbligo, nel senso che Carlo non si accontenta delle produzioni commerciali, lui ha sempre bisogno di riprodurre la variante, il modello, eccetera, eccetera, quindi per cortesia non farci mancare le immagini. Va bene, vedrò, conterò, anche se è sempre più dura star dietro, perché materiale è tantissimo, il tempo è poco. Però il mio aggiornamento mensile non mancherà mai, non ti preoccupare. Allora, Club Treni Brianza vi aspetta per la manifestazione di Asso, Trenasso in questa versione autunnale, stiamo già lavorando in questa versione primaverile, stiamo già lavorando per la versione autunnale. Grazie a tutti, grazie. E buona serata. Grazie Carlo, grazie. Into your own, all 'cause you won't listen.